Konnichiwa Minasan, benvenuti qui nel mio canale, sono come sempre JappoGamer e ben trovati a tutti qui su Aragami. Ovviamente dobbiamo continuare la storia che si fa sempre via via più interessante in questa modalità stealth. Secondo Kuroso, custodisco il prossimo talismano in una grotta nel cuore della foresta. Fate attenzione, ho sentito storie di fantasmi in queste foreste? Ah, bene, fantastico. Ottimo così, bene, bene. Ah, cavolo, c'è pure l'arciere, eccolo là. Mettiamoci qua, va. Ok, disattiva la barriera di luce. Su. Ecco, appunto, ti sei allarmato? Bene, dai, vieni. Ok, bene così, uccisione furtiva. Ok, adesso vediamo un po'. Si può andare di qua? No, eh. Ok, prima sfera andata. Ottimo così, luci spente. Bene così. Buon tro. Oddio, quello è rimasto là così. E l'arciere sta là. Vabbè, quello può pure tranquillamente stare là per me. Ok, bene. Un cervo, cavolo. Dove è andato? Ok, bene, siamo arrivati qua. Ok, siamo giunti qui nella foresta. Bene, vediamo un po' di qua che c'è, eh? C'è qualcosa? Ah, vai di pergamena, bene così. Hai 2 punti abilità a disposizione. Benissimo, allora vediamo un po', applichiamoli subito. Allora, possiamo. Allora, abilità di Aragami. Poi abbiamo pure tecniche difensive e offensive, ovviamente. Però ci abbiamo. Possiamo attivare. Allora, costo ne abbiamo 2. Bene così. Allora, uccisione da sporgenza. Ok. Poi, scomparsa dell'ombra. Avvicina una guardia uccisa e fai scomparire il suo cadavere. Fighissimo. Tipo. Ecco, diciamo che questa Aragami ricorda un po', tra virgolette, Assassin's Creed, eh? C'ha un qualcosina, eh? Comunque, Kurosu, marchio dell'Aragami, Kurosu marca il tuo bersaglio, seguendo continuamente la posizione. Costa 1, ne abbiamo 2, va bene, ok. Poi abbiamo Kage, garantisce un'invisibilità temporanea ad Aragami, fighissimo. Poi Sakaku, crea una sagoma per distrarre i nemici nelle vicinanze. No, fighissimo pure questo qui. E poi abbiamo Ban Moku, svela nemici circostanti attraverso le pareti e le superfici opache. No, io direi questa qua, Kage. Kage garantisce un'invisibilità temporanea ad Aragami. Sblocchiamolo subito. Allora, premi triangolo per ripristinare la tua essenza dell'ombra e diventare invisibili per qualche secondo. Tornerai nuovamente visibile una volta esaurita la tua essenza dell'ombra. Benissimo così. Bene così, Kage. Veramente figo, ma veramente figo, bene. Ok, l'abbiamo sbloccato. Comunque, ovviamente rientra nelle tecniche difensive. Poi magari, chissà, magari in futuro. Costi 3 pergamene, magari potremmo applicare, insomma, comunque attivare qualche tecnica offensiva, ma magari ci penseremo più tardi. Ok, bene così. Di qua si può andare? No, ok, direi proprio di no. Va bene, ok, usciamo da questa zona. Ritorniamo, ecco, dove c'è fin troppa luce.
Ok, facciamo così. Andiamo di qua. Di qua, così. Ha mai sentito qualcosa? Il talismano. Mi piacciono queste chiacchiere fra soldati. Si riesce sempre a capire un po' di più la situazione. Come mai? Ho sentito che il generale e il capitano l'hanno creato usando una rara forma di magia, la stessa che li sta indebolendo. Persino adesso mi fa venire i brividi solo a pensarci. Ah, ecco, bene, bene. E non sei nemmeno un po' curioso? Hai sentito che è successo che abbiamo Yuki, vero? È stato ucciso proprio perché la magia l'ha reso vulnerabile. Nessuno vuole avvicinarsi a quei cosi. Decisione furtiva, bene così. Liscio. Ma quanti cazzo arcieri ci stanno, porca miseria. Tacci vostri. Dai, vieni, vieni, dai. Mettiamoci qua, va? Vi siete attivati, mortacci vostri. Ok, allora un arciere sta là. Un altro sta lì. Dai, su, rientrate, dai. Quello sta andando di là. Ok, allora facciamo così. Ok, una sfera abbiamo fatta fuori, bene. E sto caspita arciere punta là, tacci sua. Ah, punti di qua adesso, mortacci tua. Ok, facciamo così. Ok, vai così. Ok, benissimo. Ok, bene così, fuori due. Ok, bene. Trova il talismano 45 metri per di là. Però ci indica pure che ci dovrebbe essere un tempio 104 metri. Vabbè. C'è qualcun altro che scoccia di qua? Ah, ecco, si scende di qua. Tacci vostri. Ok, allora.
Quello non si gira, quell'altro se n'è andato. Però rimane là. Allora noi qua nell'ombra. Vai così. Ok, bene. Ricarichiamoci, ma. Ok, bene così. Adesso dobbiamo andare di là per 43 metri. Se no, 80 metri ci sta comunque un altro tempio. Va bene, di qua non si può andare. Beh. No, credo proprio di no. Allora, qua vediamo un po', da qua sopra ce ne stanno tre. E anche uno qua sotto? Presumo di sì. Ok. Ok, bisogna andare là. Dai, vieni, vieni. Uccisione aerea più 10, bene così. Ok, uccisione furtiva, benissimo così. Ok, bisogna andare lì a 43 metri, ok, quello è il nostro obiettivo. Ok, bene così. Ci sta un bel falò? Ci sta fatto bruschette? Vediamo un po'. Oh, riecco Yumiko, ma. Ah, Yamiko, scusate. No, una bambola. Eccola, ecco. Un altro ricordo del passato di lei. Sì, era la bambola che appunto lei teneva stretta quando gli hanno ucciso i genitori. Nella mia preziosa bambola, l'unico ricordo che ho di mia madre. Me l'ha fatta lei. Rappresenta un'antica eroina del suo clan. Il Shirokitsu mi ha dato la forza per andare avanti nonostante tutto, anche negli anni che ho trascorso in questo posto. È lui che ti ha vissuto qui? Purtroppo, dopo l'attacco avevo troppa paura di tornare in città, probabilmente erano lì ad aspettarmi, non avevo nessun altro posto dove andare, ho pensato che non mi sarei mai più fidata di nessuno. Prendi cura della bambola, ok? I talismani perché li sorvegliano con tanta premura? Ha detto che Kaio li ha utilizzati per imprigionarti. Finora ho visto decine di guardie e abbiamo solo due talismani. Perché usare così tanti uomini per la loro custodia? Già, giusto, bella domanda. Sai, avevo un rapporto molto stretto con l'imperatrice. Ah, ero con lei quando Kaio ha attaccato. Ha un potere immenso, a tal punto che molti la consideravano una dea. Sì, ricordi quando ti ho detto che non sono la sola a essere imprigionata qui? C'è anche l'imperatrice. Ah, interessante. Omoshiroi.
Gaio l'ha sottostimata quando hanno attaccato. I loro leader hanno dovuto usare quell'immondo medaglione magico per sigillare il tempio. E ora lo sorvegliano, temendo che qualcuno possa liberarla. Anche se allora non sono riusciti a uccidere l'imperatrice, stanno cercando un modo per farlo da quando l'hanno catturata. Ed è solo uno dei motivi per cui dobbiamo sbrigarci. Ok, bene. Abbiamo già sparato abbastanza tempo, giustamente, dai. La bambola mettitela via. Ok. Dai, amico. Qui c'è il passaggio segreto, faccio sempre in modo di avere una via di fuga. Da questa parte, seguimi. Ok. Questo posto me lo ricordavo più grande. Dove caspita tocca andare? Eh? Qua su. Ok, queste pietre già so. Ok, bene così. Suppongo che pesi di più di quando ero bambina. Ma va? Ok, bene un po', analizziamo un po' la situation. Vai che abbiamo trovato un tempio. Vai col tempio, vai così. Allora, via un po'. Ok, costo 4, costo 2 ne abbiamo solamente uno. Ah no, che possiamo sbloccare? Ah, il Kurosu marca il tuo bersaglio seguendolo continuamente a posizionare. Proprio comunque mi piacerebbe sbloccare le tecniche offensive. Va magari più in là. Ok, non dobbiamo fare altro qua? Oh, qualche bella scritta in giapponese arcaico. Allora, qua dobbiamo andare di là, 89. Raggiungi la prossima area, 89 metri. Dobbiamo andare di là, ok. Allora, vediamo un po'. Quello sta là, c'è qua il carcere. Sai come funzionano queste sfere? Ne ho sentito parlare una volta, le ha create il capitano Yuki. No, va bene. Davvero, come fanno a creare l'essenza di luce in quel modo? Appunto, scrivi un po' di più, va, belle queste chiacchiere fra soldati. Creare le sfere non creano nulla. Sono fatte di un raro minerale che durante il giorno assorbe l'essenza della luce e di notte... Un minerale io pensavo fossero solo sfere di cristallo magiche o roba del genere. Si tratta di oggetti piuttosto semplici, è lo stesso minerale di cui sono fatte le nostre armi. Anche chi ha poca esperienza con la luce può sfruttarlo con facilità. Ah sì, eh? Ahia, si sono attivati tutti. Dai su, vieni qua. Bene, dai che abbiamo fatti fuori tre. C'è sempre l'arciere che scassa la minchia 2x3, però vabbè, comunque lo lasciamo là, magari non ci interessa più di tanto, eh. Allora, c'è quindi c'è un arciere, c'è uno che sta facendo la ronda di là. Dobbiamo andare di là. Però da dove caspita si passa? Ok, ricarichiamoci qui nell'ombra. Ok, credo di là. Ok, però c'è l'arciere che sta di là. Vabbè, ok. Che ovviamente punta proprio lì. Tacci sua dell'arciere.
Allora, un altro sta lì. Oppela, è cascato giù di sotto. Allora. Qua non dovremmo avere problemi, infatti ci sono questi qui. C'è qualcuno qua che scoccia? Ok, adesso non scoccia più. Bene, uccisione furtiva. Ok, passiamo di qua. Vediamo un po' dove andare. Ah, bisogna andare di qua. Però come caspita si entra in questo caspita di fortino? Quello poi sta puntando proprio qua, mortacci sua, starcere. Maledetto. Maledetto arciere. Vediamo un po', eh. Ok, bene così, uccisione furtiva. Allora, di qua com'è la situation? Ok, abbiamo questa guardia di qua. Ok, bene così. Ok, fuori una. Di qua abbiamo quella lì. Poi un'altra là. Ok. Quello di si è accorto di qualche cosa? Ok, bene così. Questo si è accorto di qualche cosa. Ok, siamo a 3, bene così. Ok, dobbiamo entrare qua. Tempio e talismano, ok, ma... Cavolo, c'è un arciere lassù. Porca la miseria, sti arcieri maledetti. Ok, quello punta di là.
L'entrata sta là, ok. Ah, qua c'è un portale. Cavolo, mi sa che tocca. Vai così. Uccisione furtiva, bene, bene. Ah, cavolo, c'è la brea di luce, porca miseria. Ok, gli serve sicuramente il talismano. Ok, vediamo un po'. Là non c'è manco una zona d'ombra, porca miseria. C'è un arciere maledetto, allora vediamo un po'. Agli allerta provocata. Ok, vai così. Ok, bene così. Adesso dobbiamo andare ad aprire il ponte. Ok. Ok, passiamo di qua. Vediamo un po' la situation. Allora, quello l'abbiamo già accoppato. Bene. Facciamo qua così. Ok, no, così no. Vai così, abbassiamo il ponte. Vai così. Ok, lasciamo l'aria. Ok, bene così. Yatta, bene, bene. Trofeo guadagnato alla foresta delle ombre. Beh, ci abbiamo messo, vabbè, un pochetto collezionabili 2 su 5, sospetti quasi 34. Comunque punteggio finale 2500, posizione B. Vabbè, che comunque è buonina, insomma. Cadaveri trovati 1, scoperto nemici 2, nemici uccisi 20 su 42, insomma, quasi la metà. E va bene, dai, punteggio, appunto, ripeto, 2500, posizione B. Bene così, allora dal vostro Giappogamer è tutto. Se vi è piaciuto questo episodio di Aragami, lasciate pure un bel like, mi raccomando, commentate e condividete. Se
dal vostro Giappo Gamer ripete tutto, sayonara ne, ai prossimi episodi.